turn wrong. Left their hearts on. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Buonasera e bentrovati con Giovedì Sport, l'appuntamento settimanale che vi racconta lo sport del nostro territorio. Questa sera, come potete vedere, siamo tornati in quel del Frankie Bar, ancora una volta ospiti di questo bellissimo locale a Marostica. Anche questa sera in studio abbiamo ospiti importanti, abbiamo tre sport diversi. Andiamo subito a presentarli perché sarà una puntata ricca di argomenti, visto appunto i professionisti che abbiamo in studio. Partirei dal primo. Lui è un atleta che va su uno snowboard cross, la sua disciplina. Tommaso Leoni, buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti. Al suo fianco abbiamo invece un altro pilota della scuderia Motorsport, ormai sono ospiti abituali da noi, lui corre nei go-kart, è Mauro Simoni. Buonasera Mauro e benvenuto. Buonasera, grazie per l'invito. L'ultimo ospite invece è un calciatore del Bassano Virtus, difensore centrale, un giocatore che sta facendo molto bene in questa stagione. Buonasera a Giusto Priola. Buonasera. Buonasera, buonasera. Abbiamo parlato di neve, qui c'è un siciliano che probabilmente non ha mai visto la neve, Giusto? Questa sera parleremo di sport molto diversi, no, per quanto ti riguarda. Non sono abituato alla neve. Partiamo subito con la puntata, appunto abbiamo con noi Tommaso Leoni. Tommaso, tu sei un atleta molto importante, fai parte della nazionale italiana di snowboard, raccontaci come hai iniziato a praticare questo sport che piace molto ai giovani ma penso sia anche difficile da raggiungere agonisticamente. Come hai cominciato? Allora, prima di tutto, partendo dal presupposto che io prima praticavo la disciplina del fondo, avevo iniziato il snowboard ad Asiago, provando con amici e mio fratello anche. E poi ho avuto l'occasione di andare allo ski college di Falcade, dove ero indeciso tra fare fondo o iniziare questa strada dello snowboard. Dato che con il fondo non ero così portato, diciamo che non mi piaceva fare molto fatica, ho deciso di intraprendere questa strada dello snowboard e da lì è partito tutto, quindi dalle superiori a 13 anni, da quell'età lì ho iniziato con grande impegno questa disciplina. Tommaso, queste di solito sono discipline che praticano chi abita in montagna, un vicentino insomma che si approccia a questo sport, è abbastanza inusuale o sbaglio? Sì, è inusuale soprattutto perché è difficile spostarsi e chi magari frequenta la scuola nel Vicentino, anche nel Bassanese o chi in pianura, conciliare quello sport con la scuola è faticoso. Io ho avuto la fortuna di andare in questo ski college dove ti aiutava a praticare lo snowboard e contemporaneamente ti venivano incontro con gli studi. Quindi è stata una grande fortuna, ma è anche un grande impegno da parte non solo mia, ma anche dei miei genitori, che comunque mi sono venuti incontro e mi hanno insistito per andare in questa scuola.
Un altro sport che richiede grossi impegni sono le quattro ruote, i go-kart, sport che piacciono molto, ma Mauro, credo sia difficile approcciarsi a questo sport. Tu come hai cominciato? Sì, effettivamente il primo approccio non è semplice in questo sport. A differenza di tanti altri sport dove magari basta comprare un paio di scarpe, una racchetta e si può cominciare facilmente, come il mio collega qui a fianco, a praticare l'attività, in questo caso è un po' più complicato perché comunque serve un certo investimento dal punto di vista del materiale e anche delle trasferte, perché purtroppo mentre di campi da calcio, scusa se ti prendo di mira, c'è una gran abbondanza di strutture attrezzate per poter praticare motorsport, non sono così comuni, quindi spesso appunto ho la stessa difficoltà del mio collega a sinistra invece, che bisogna spostarsi, quindi non è facile, e certamente anche in questo caso il supporto dei genitori è fondamentale, ecco, inizialmente. Io ho cominciato per caso in vacanza in Puglia, io ho due sorelle più grandi di me, avevano i fidanzati lì e vanno a noleggiare questi go-kart. Io già ero appassionato di motori, però non conoscevo questo splendido mondo, ecco. E così sono andati, noleggiavano anche i go-kart per i bambini, io avevo 8 anni all'epoca, forse dovevo ancora compiere, adesso non ricordo neanche. E da lì ci sono montato sopra e non ci sono più voluto scendere, ecco. Si dice che i bambini abbiano quella sana incoscienza che fa scorrere via l'adrenalina, insomma, a 8 anni cominciare a correre penso sia veramente difficile, no? Sicuramente, io il primo giro me lo ricorderò per sempre e l'ho fatto piano perché mi ha messo tanta paura mio padre quella volta lì, però ad oggi, dopo una vita di pista, comunque ancora vedo i bambini di 10-11 anni fare le gare e dico sono bravi, veramente sono bravi, perché hanno una grinta, una voglia di vincere tutti quanti, che anche se sono categorie che ho fatto anche io i miei tempi, però ogni volta mi lasciano a bocca aperta, è sempre una bella emozione. Discorso diverso per quanto riguarda il calcio, giusto Priola, il calcio è uno sport che si gioca di squadra, mentre invece i tuoi colleghi lo praticano sicuramente. Tu hai cominciato, immagino, in qualche settore giovanile, i tuoi inizi quali sono stati? Ovviamente un mondo completamente differente. No, ho cominciato come hanno cominciato tutti gli altri bambini a giocare a calcio, inizialmente nei campetti, lì vicino a casa, e poi via via, facendo comunque un settore giovanile, la gavetta che mi ha portato poi a raggiungere i professionisti. L'anno scorso giocavi in Serie B col Trapani, insomma hai visto campi importanti, raccontaci qualcosa delle tue esperienze più belle fino a questo momento. No, ovviamente giocare per la Serie B è stata una conquista che personalmente me la sono sudata ed è stata un'annata spettacolare, però ovviamente nello sport, comunque come in tutti gli altri sport, uno deve sempre confermarsi, quindi è un po' come una montagna russa, a volte si sale, a volte si scende, quindi speriamo, quest'anno sono qui, speriamo di dare il massimo per risalirci il prima possibile. Quest'anno giusto vesti la maglia giallorossa, ma tu 3 anni fa vestivi la maglia del Trapani, quando il Trapani a Bassano vinse 7-0 spazzando via insomma una squadra che era in forte crisi. Cosa ti ricordi di allora? Sì, diciamo che il morale di quegli anni è un po' questo che ho trovato qui quest'anno. L'anno prima avevamo comunque un gruppo compatto, un gioco bellissimo, ed è una dote che comunque ho trovato quest'anno nei miei compagni e che abbiamo in questa squadra. Quindi speriamo di poter fare quello che abbiamo fatto noi in passato. Parlando di risultati, passiamo la parola a Mauro Simoni. Mauro, i tuoi risultati, quali sono state le prime vittorie, visto che hai cominciato giovanissimo? Ce n'è qualcuna che ricordi particolarmente? Raccontaci quali sono state. Beh, a livello giovanile sicuramente la prima vittoria non si scorda mai. Avevo 10 anni, era sulla pista di Caselle d'Altivole vicino a casa mia, con la 60 mini kart. Dopo poche gare sono riuscito a vincere la mia prima competizione, sicuramente una bella emozione che ricordi sempre. Poi ho avuto la fortuna di poter fare tante altre gare, di vincerne anche altre, sempre a livello giovanile, vincendo un campionato italiano WISP, campionato del Veneto, sempre WISP, vincendo un campionato italiano
con le categorie monomarca, poi col trofeo Easy Kart e facendo quarto all'europeo un anno. Quindi sicuramente tanti bei ricordi, però la prima è sempre quella che apprezzi di più, secondo me. Ecco. Hai parlato di 60 mini kart, che è stato il primo kart che hai guidato. Vuoi anche dirci che velocità raggiungono questi kart? Beh, all'epoca dipende dal tracciato in realtà, però sostanzialmente intorno ai 100 km orari. Adesso le prestazioni sono più elevate, fanno 110 anche, forse anche qualcosa di più, forse anche 115 in base al circuito. Hanno fatto un ulteriore step tecnico che permette di raggiungere prestazioni più elevate ancora. Sì, che ricordiamo, per un bambino di 10 anni, insomma, sono velocità molto importanti queste. A proposito di velocità, e qui richiamo in causa Tommaso, il vostro è uno sport bellissimo, spettacolare. Raccontaci come si articola, perché prima mi dicevi, insomma, che ha un modo di svolgersi che è molto piacevole, no? Vuoi raccontarci? Sì, la disciplina si chiama Board Cross, è una disciplina olimpica dal 2006 e consiste in un tracciato dove ci sono paraboliche, gobbe, noi le chiamiamo UPS, paraboliche, gobbe, salti e altre strutture all'interno della pista, nella quale sei rider, sei atleti scendono contemporaneamente per, diciamo, arrivare i primi e scontrarsi logicamente durante la pista. Le regole, diciamo, non ci possono essere trattenute o magari scendere con coltelli o cose strane, ma comunque è inevitabile che comunque i contatti ci siano. Infatti, diciamo che è molto spettacolare perché ci sono molte cadute e molte collisioni per questo. E principalmente si divide in tre giorni la Coppa del Mondo, la gara, diciamo, del border. Il primo giorno è dove si prova la pista, dove si capisce un po' come funziona il tracciato. Poi il secondo giorno c'è una qualifica dove ogni atleta scende da solo e fa un tempo, e attraverso questo tempo si crea una classifica dove l'ultimo giorno si creano delle batterie attraverso questa classifica e si scende a mano ad eliminazione fino ad arrivare alle finali. È uno sport molto spettacolare, perché chi l'ha visto, insomma, vede questi sei atleti sfidarsi a grande velocità, spesso anche, insomma, in modo molto molto tenace. Che velocità si raggiungono quando si scende in quelle piste? Sì, come diceva il mio collega, anche qui dipende un po' dalla pista. Ci sono piste che magari ci sono velocità che raggiungiamo anche gli 80-90 all'ora, o se no anche magari altre piste rimangono sui 60-50 all'ora, che comunque non è una velocità leggera, diciamo. E ecco. Tornando invece al mondo dei motori, i go-kart, Mauro, prima ci dicevi di tanti piloti che gareggiano. C'è qualche pilota che hai avuto modo di sfidare e oggi magari corre su qualche circuito più importante? Beh, diciamo che tutti i piloti professionisti partono dal karting, quindi, diciamo, nelle varie categorie, se non vedi direttamente, però comunque li vedi passare tutti per le piste di go-kart. Io nella vita li ho visti passare veramente tutti. Non tutti correvano nella mia categoria, però a partire dai tempi di Button, che io avevo appena cominciato e che quindi quando finivo la gara lo guardavo da dietro le reti, e Raikkonen e Alonso, adesso siamo arrivati a Max Verstappen, che fino all'anno scorso faceva le gare con noi in go-kart e quest'anno era già in Formula 1. Quindi tutti i piloti professionisti partono dal karting e è bello che sia così. Ti sei tolto qualche soddisfazione nei confronti di qualcuno? Sei riuscito a battere qualche pilota importante, oppure, insomma? Nelle gare di kart le componenti per vincere una gara o comunque per arrivare davanti di un altro pilota sono molteplici, perché bisogna spesso nei trofei internazionali ci sono più di 100 piloti iscritti, 90 piloti iscritti, arrivi a fare la finale in solo 34 piloti, quindi bisogna
ci sono delle selezioni da fare nei giorni precedenti, basta che vada male o le qualifiche oppure nelle manche eliminatorie ti succede un inconveniente, già retrocedi notevolmente, quindi spesso anche piloti di valore si trovano a non poter partecipare neanche alla finale, nonostante magari siano competitivi come gli altri. Poi i gap tra un pilota e l'altro sono molto ridotti, quindi poi è difficile recuperare. Quindi certamente qualche volta è successo che qualcuno è rimasto anche dietro e speriamo che succeda ancora in futuro. Giusto Priola, appunto per quanto riguarda chi rimane indietro, il Bassano è primo in classifica in Lega Pro, insomma un risultato molto importante fino ad oggi, un risultato che sembrava insperato all'inizio per le difficoltà di questo campionato, ma in realtà state dimostrando di valere tutto il primato. Eh sì, a inizio stagione magari molti non avrebbero mai pensato che a questo punto del campionato, perché già siamo alla 12ª giornata, noi ci saremmo potuti trovare a questo punto. Però come dicevo prima è tutto merito comunque della squadra, del gruppo, dei ragazzi che da quando sono arrivato qui ho visto che c'è una voglia di arrivare che difficilmente si trova in una squadra. Quindi speriamo possa continuare così, ora avremo 4 incontri difficilissimi, cominciando da sabato con l'Alessandria, che è una delle squadre più forti del campionato, costruita per vincere, in cui troverò anche un mio ex compagno del Trapani Nordi, quindi sarà dura, però cercheremo di dare sempre il massimo e con la squadra che abbiamo penso che possiamo toglierci delle grandi soddisfazioni. Sì, anche perché dietro a voi ci sono piazze importanti come ad esempio Novara, Como, Venezia, formazioni che inizio campionato sono state costruite per la promozione diretta, insomma essere là in alto significa che il lavoro che state facendo è veramente ottimale. No, sicuramente ci sono delle piazze molto più blasonate che andrebbero bene per là, come abbiamo visto il Novara è una squadra costruita per la B, per vincere in B. Quindi è l'Alessandria, poi ci sono molte altre squadre con giocatori di categoria, quindi sarà un campionato duro, ancora siamo quasi all'inizio volendo, quindi dobbiamo restare solo concentrati e andare sempre al massimo e poi sono convinto che ci toglieremo delle soddisfazioni. A titolo personale qui a Bassano ti aspettavano da un po' di tempo, da quando è uscita la notizia che tu saresti potuto venire qui, il popolo bassanese si è mobilitato, insomma questo per te deve essere un motivo di orgoglio, immagino. No, certamente, vabbè, è normale. No, ma poi io sono stato subito contentissimo di venire qui perché dal primo giorno, anche perché c'è un progetto importante con dei giovani importanti, quindi ci sono tutti i presupposti per fare bene. Torniamo a parlare con Mauro, mi riallaccio al discorso che faceva giusto Priola, qui i risultati sono importanti. A te voglio chiedere, visto che i go-kart sono motivo di piacere per tanti giovani a livello amatoriale, le differenze che c'è tra un go-kart amatoriale e quello che si usa solitamente per gare più importanti, quali sono? Oggigiorno vediamo tanti giovani gareggiare su piste di periferia, quali sono le differenze tra un go-kart amatoriale e professionale? Sì, beh, le differenze, come su tutti gli sport, comunque dal momento che si passa all'agonismo, certamente le differenze sono molteplici, questo in tutti gli sport alla base. Diciamo che nel motorsport in genere, quando si comincia a fare agonismo, c'è in più la differenza anche del mezzo, che cambiano notevolmente le prestazioni, l'impegno fisico, e quindi diciamo è una difficoltà in più, ecco, nel cimentarsi a livello agonistico in questi sport. Diciamo che generalmente le persone conoscono il go-kart, quelli che non fanno parte del mondo del motorsport e che lo vivono all'esterno conoscono il kart a noleggio, diciamo che si può tranquillamente utilizzare nei circuiti indoor piuttosto che magari in qualche pista scoperta, nelle località di mare e così via. Mentre quando si incomincia a farlo a livello agonistico, appunto, cambiano i mezzi, ci sono dei professionisti che lavorano con i piloti tutto l'anno, tanti giorni all'anno, sullo sviluppo dei materiali, ci sono i motoristi che seguono solo i motori e che fanno di professione solo i motoristi per i motori, ci sono dei telemetristi, ci sono dei telaisti che sviluppano il telaio, che portano degli aggiornamenti tutte le gare.
e il mezzo anche fisicamente diventa impegnativo, anche più di un'auto da corsa da guidare. Quindi ecco, la differenza è notevole. Purtroppo non è molto conosciuto come altri sport, cioè viene spesso confuso col karting amatoriale, però qui ci sono delle vere e proprie strutture hospitality bilici di aziende italiane con orgoglio, anche se purtroppo i piloti italiani sono sempre meno per motivi economici, corrono sempre più stranieri, però il cuore del motorsport è italiano e le aziende migliori sono in Italia. Questo deve essere un orgoglio per la nazione nostra. Mauro, mentre raccontavi questa cosa, mi è venuta in mente una scena che ho visto qualche tempo fa in una pista qui a Altavilla Vicentina, che è solitamente nota per le gare tra amici. Ho visto un paio di persone scendere dal go-kart veramente stremate, e questo la dice lungo su quanto ci voglia preparazione per gareggiare su un go-kart. Sì, certo, se sei allenato non te ne accorgi neanche di salire su quei go-kart lì. Però effettivamente, per chi non è abituato, anche quelli lì sono già a livello fisico stressante. E sembra di no, però bisogna provare per credere, ecco. E anzi, io invito tutte le persone che ci stanno seguendo, se hanno occasione, tramite il sito dell'ACI Sport Italia oppure quello della CICFIA, che è la federazione internazionale, se per caso vedono il calendario delle gare, hanno occasione di vedere una manifestazione professionale di karting, che hanno voglia, li invito a venire a vedere, perché è un bel mondo da scoprire. Tommaso, con te invece vorrei parlare al di fuori della tua attività. So che hai una passione particolare, se vuoi raccontarci cosa pratica al di fuori dello snowboard a livello, insomma, di passione. La passione adesso principale, diciamo anche hobby, che mi diverto un po', tra l'altro sono tornato l'altro giorno da Fuerteventura, è la pratica del surf. E mi ha insegnato mio fratello 2 anni fa, ho iniziato 2 anni fa con mio fratello e mi sono subito innamorato di questo sport, che è anche questo da seguire, è molto bello. E sì, è diciamo anche un allenamento per me, che comunque avere una tavola comunque sotto i piedi comporta un allenamento. È difficile, perché non è facile nemmeno per me, che comunque ho l'equilibrio e la posizione corretta. È proprio il muoversi in acqua, la fatica per remare, prendere l'onda, è veramente faticoso. Però comunque mi sto imparando bene, adesso piano piano spero di migliorare, con l'aiuto anche di mio fratello, che comunque è istruttore adesso. Quindi c'è un piccolo connubio tra surf e comunque snowboard? Sì, diciamo che nel momento in cui sali sopra la tavola c'è l'equilibrio c'è, però è proprio tutto il contorno che manca, nel senso anche lì deve essere, la muscolatura deve essere allenata per quella disciplina, e quindi è tutto il contorno che non c'è, però nel momento in cui sei sopra la tavola vai avanti, cioè la surfi l'onda, ecco. Noi ci fermiamo solo qualche minuto, diamo la linea alla regia per mandare in onda un servizio realizzato in settimana. Uno, vai. Buonasera amici di Giovedì Sport, grazie Enrico della linea. Questa sera parliamo di calcio a 5 a livello femminile. Abbiamo con noi i 2 graditi ospiti. Da una parte l'allenatore del Breganza Calcio a 5, Luigi Zanetti. Buonasera Luigi. Buonasera Filippo. E poi dall'altra abbiamo l'idolo del Breganza Calcio a 5, neo entrata, neo difensore, Tijana Nemecic. Buonasera Filippo. Beh Gigi, per te intanto l'esperienza prima nel calcio a 5 a livello amatoriale con la posata Chicas alla Champions Girl. Sì Filippo, niente, da lontano 2006, ormai sono passati circa 8 anni. E come hai visto, a distanza di tempo, la soluzione sono cambiate, la possibilità di allenare una squadra a livello prima regionale e da quest'anno a livello nazionale, di anni ne sono passati, di strada ne è stata fatta, insomma. Qual è la differenza tra allenare Gigi una squadra a livello amatoriale e una squadra a livello nazionale come il Breganza Calcio a 5? Allora, a livello amatoriale è stato un puro divertimento, dove si passavano serate con gli amici e si cercava di stare
in gruppo con ragazze che avevano la passione per il calcio. E diciamo che con il tempo mi sono accorto che magari c'era la volontà di prendere qualcosa di più serio, e la fortuna mia è stata che ho trovato delle persone all'interno della realtà di Breganze che mi hanno chiesto di approcciarmi a loro e iniziare. La differenza sostanziale è che comunque c'è un impegno totalmente maggiore. Ci sono ragazze che vogliono fare sport come il calcio a 5 perché hanno la passione per il calcio e non più per il divertimento, hanno voglia di sacrificare domeniche, sabati e serate nelle palestre, e di conseguenza alcune di loro alla fine puntano, come stiamo facendo adesso, ad arrivare nel massimo campionato. A livello giovanile il Breganze Calcio 5, già che tu arrivi dalla formazione juniores, come sta andando? Allora, il Breganze Calcio a 5 è la società unica in Veneto che mantiene tutte le categorie nei settori giovanili, perché comunque è basata sul cercare ragazze nel territorio, partendo dalle scuole e trovando le persone che cercano di più la volontà di approcciarsi a questa disciplina. E abbiamo in questo momento all'incirca, se non sbaglio, 70 tesserate dall'età di 10 anni che si approcciano al calcio a 5 a Breganze, suddivise in categorie che vanno dai 10 anni ai 14, e un'altra squadra che si chiama Juniors, che è quella che ho abbandonato io ancora 3 anni fa, che l'anno scorso è arrivato vice campione in Italia a Napoli dopo aver vinto tutti i titoli regionali tra la Coppa e il campionato, che va dai 14 ai 18 anni. E poi nella maggiore età c'è il salto di qualità, dove per la prima volta quest'anno non ha Breganze squadre che militano nel regionale, perché avendo noi acquisito di diritto, vincendo il campionato l'anno scorso, conquistato la massima serie, c'è un anno di salto, ma è già in previsione di mettere subito dentro anche l'ennesima squadra. Il campionato come sta andando, già che arrivate da 2 vittorie consecutive, se non erro? No, ti correggo, siamo a 3. Ti correggo, siamo a 3 perché siamo riusciti, dopo le prime 3-4 partite di rodaggio, avendo una rosa di giocatori di cui 7 dodicesimi nuovi, e abbiamo cercato di fare del meglio possibile per approcciarci a questo campionato nel modo migliore. Dopo le prime 3-4 giornate abbiamo trovato un po' di continuità con 3 risultati utili consecutivi, non a caso domenica questa il derby vinto con il Vicenza, ma la settimana scorsa aver battuto in casa la Ternana, vice campione d'Italia, sì, oltretutto con l'esordio di Tiana, dopo tutte queste difficoltà burocratiche che abbiamo avuto, che alla fine tanto sudato è arrivato questo pass per avere questo giocatore a mia disposizione. Mentre ci sono anche squadre della zona di Padova, se non sbaglio, avete pareggiato con le Lupe in casa 3-3, e adesso c'è il PSN, se non sbaglio. Sì, due squadre che militano già in Serie A da più anni di noi, come una promossa. E Lupe è una storia del calcio a 5, è una squadra che ha dei valori consolidati. Al mio esordio nel primo derby tutto Veneto, un pareggio di 3-3, sapendo che con qualche rammarico, avendo avuto anche Tiana in campo e qualche altro giocatore più collaudato, confido nella gara di ritorno, insomma. Parliamo adesso con la Tiana. Tiana, intanto ben arrivata nel Breganze Calcio 5, come sta andando per te questo tuo esordio nel massimo campionato di Serie A femminile? Grazie, sono molto contenta perché è prima volta che io ho opportunità per giocare calcio a 5, perché in Grazia campionato per femminile non esiste. La squadra di Breganze è una bella squadra, come una grande famiglia. Squadra brava, brave giocatrici, bravi allenatori, e sono molto molto contenta.
Come vedi, Tiana, il calcio a 5 nel mondo? Calcio a 5 nel mondo? Italia è un paese che è bravo nel mondo. Spagna è brava, Portugal è bravo, Croazia non è brava, Brasile è bravo, sì. Poi per te c'è questo impegno, a microfoni spenti mi hai detto che fai anche l'allenatrice di calcio con i Pulcini. Come sta andando questa esperienza qua in Italia? Per me è normale, perché è mia professione, mi lavoro in Croazia, sono allenatrice di calcio 11. Della nazionale under 19, della nazionale croata femminile, sì, under 19. Che bello sentire la voce di una campionessa davanti ai microfoni, mi fa leggermente emozionare, Tiana. Grazie per questo complimento, però penso che ragazze, tutte ragazze sono belle. I bella ragazza posso giocare calcio a 5, mismo che una ragazza che magari non è tan bella. Sì. L'ultima domanda prima di ripassare la parola a Luigi è: come hai segnato questo tuo gol all'esordio del campionato col Braganza? Primo gol con Ternana? Sì. Raccontalo. Oh, sì. Com'è per me, per me non è importante per insegnare un gol, per me è più importante per giocare brava difesa. Però quando sono in opportunità sempre vado a insegnare un gol. Una situazione, anticipato una palla, vado a laterale destro e calciare un gol. Bellissimo. Luigi, invece, per il Braganza adesso c'è la partita in casa contro, che non mi ricordo, la Decima Sport da Bologna, squadra bolognese, che è sotto in classifica rispetto a voi. Sì, non abbiamo ancora avuto tempo di prendere informazioni, ma le prenderemo in settimana, e in modo che, come tutte le partite, sia preparata nei minimi dettagli. Sarebbe importante continuare una striscia positiva, anche perché il calendario non ci è stato favorevole. Le prime 6 giornate per una nea promossa, incontrare le 4 o 5 prime forze del campionato non è stato semplice, anche per un discorso morale. Le ragazze sono state brave, sono applicate, hanno dato il massimo, e al momento i risultati stanno tornando. Quindi adesso massima concentrazione, non deve essere un fuoco di paglia, ma deve essere un primo passo verso un buon campionato. Come funziona il campionato di calcio a 5 femminile? Ci sono i playoff scudetto anche lì, come nel calcio a 5 a 11? Sì, il campionato è suddiviso in 3 gironi da 12 squadre, e dove le prime 4 di ogni girone, alla fine della parte di andata, accederanno tramite degli spareggi tranme le prime, per arrivare alle Final 8 di Coppa Italia, si svolgeranno a Pescara nel mese di febbraio all'incirca. Poi nella seconda parte di campionato, stessa procedura, però le prime 5 di ogni girone, per accedere sempre alle Final 8 scudetto, che porteranno ad alzare la coccarda, la campionessa d'Italia, insomma. Quest'anno di nuovo la squadra da battere è il Lazio, che l'anno scorso ha fatto scorpacciata, vincendo contro, appunto, ripeto, la Ternana, sia la Coppa Italia che il campionato. Quindi, ripeto, la mia prima vittoria è stata a Torino, la prima vittoria a Sarcedo in casa con la nostra squadra nazionale è stata contro la vice campionessa d'Italia, quindi al momento sono positivo, quindi l'importante è continuare. Quindi l'appuntamento è per domenica in casa contro la Decima Sport, a che ora? Le ore 16, vi aspettiamo tutti al Pala Sarcedo, di Sarcedo, dove è la nostra dimora per le partite casalinghe. Grazie mille a Luigi e a Tajana. Grazie Filippo. Eccoci ritornati in studio, riprendiamo con i nostri ospiti che ci stanno raccontando cose molto interessanti. Ritorno da Mauro per parlare ancora di motori. Mauro, prima ci raccontavi delle differenze importanti che sussistono tra il go-kart amatoriale e quello professionale.
Adesso ti chiedo come ci si prepara un vero atleta, come si allena per correre e poter sopportare la fatica fisica di una gara intera? Beh, certamente anche questa disciplina richiede una preparazione particolare. Il miglior allenamento che uno può fare è sempre sopra il go-kart, perché comunque le vibrazioni, le accelerazioni laterali e longitudinali di accelerazione e frenata che sopporti in pista, il vero allenamento lo fai lì fisico. Però siccome in pista non ci si può stare proprio sempre, anche se ci stiamo molto, io personalmente cerco di curare molto l'aspetto fisico quando sono a casa, andando in palestra, cercando di fare comunque degli esercizi, degli allenamenti studiati ad hoc per questa disciplina, quindi sia di equilibrio. Io do molta importanza a questo aspetto mentale dell'equilibrio, che forse è un po' trascurata, quindi non solo preparazione muscolare, diciamo, ma faccio attività cardio per allenarmi ai battiti cardiaci che abbiamo in gara, che sono 180 battiti al minuto, quindi abbastanza elevati, molto lavoro di equilibrio anche, e poi anche la tensione nervosa e da un punto di vista mentale sono le competizioni, soprattutto internazionali, che durano 4-5 giorni, sono difficili da sopportare anche a livello mentale, perché uno rischia di arrivare la domenica che è stanco ancora prima di cominciare, quindi è fondamentale sicuramente per raggiungere certi risultati. Con Giusto Prioli invece torniamo a parlare del campionato del Bassano. Hai accennato alla prossima trasferta di sabato contro l'Alessandria, però io vorrei tornare un po' indietro alla partita di domenica scorsa contro il Mantova, una partita che il Bassano ha vinto in rimonta ancora una volta. Questa è una caratteristica che ormai vi contraddistingue, insomma, il cuore e la grinta vi sta facendo vincere parecchie partite, no Giusto? Sì, diciamo che adesso possiamo dire che è una delle nostre caratteristiche, perché non so quante ne abbiamo fatte di rimonte, ma dall'inizio dell'anno sono tante. È stata una dura partita perché il Mantova comunque una squadra in netta ripresa e gioca benissimo, quindi è un risultato che per noi, oltre a dare morale perché siamo ritornati primi in classifica, ma morale che non avevamo perso, ci fa capire ancora di più la forza della nostra squadra. Anche perché venivate da 3 pareggi e una vittoria nelle precedenti 4 partite, quindi qualcuno ha detto crisi, ma chi vi vede giocare sa che non è crisi affatto. Avete incontrato squadre fortissime come il Novara e come altre, insomma, questo è un campionato duro, giusto? Quindi bisogna dirlo questo. Parlare di crisi quando senza perdere partite è dura, però ovviamente ci sta che si possano incontrare delle difficoltà. Ogni partita è differente da sé, infatti anche i vari pareggi sono venuti in maniera diversa, ma comunque la squadra c'è stata sempre, le prestazioni sono state sempre, quindi l'importante è quello. Una volta che ci sono le prestazioni, i risultati, quando non vengono, arriveranno. E a proposito di stagione, parliamo con Mauro della stagione in corso per quanto riguarda i go-kart. Mauro, vuoi raccontarci come è andata la tua stagione fino a questo punto? È stata una stagione difficile, non è di certo il mio anno questo qui, pensavamo di raccogliere di più, abbiamo partecipato a diverse gare nazionali, abbiamo partecipato al campionato italiano, al trofeo nazionale, alla Coppa del Mondo, che si svolgeva in prova unica qui in Italia, a Sarno. E purtroppo abbiamo avuto un po' di vicissitudini, tra i quali anche abbiamo deciso a metà stagione di cambiare motori, perché a inizio stagione eravamo un po' in difficoltà, e anche quando eravamo competitivi, soprattutto nel finale di stagione, ci si è messa anche un po' di sfortuna che non ci ha permesso di raggiungere gli obiettivi, ecco, vari guasti meccanici piuttosto che tamponamenti di avversari. L'ultimo anche domenica scorsa, dove partivo in seconda fila alla finale del trofeo nazionale, potevo tranquillamente andare sul podio perché eravamo veramente veloci, purtroppo un avversario mi ha tamponato e non mi ha permesso di raccogliere questo risultato, quindi l'ultima delusione è proprio fresca di domenica. Però come dicevo prima, le componenti sono molteplici, ci vuole fortuna, velocità,
e preparazione, deve funzionare tutto bene, basta che avere anche un solo guasto e la gara purtroppo è andata, quindi quest'anno è andata così. E a proposito di gare, torno da Tommaso, tu hai disputato la Coppa del Mondo quest'anno, raccontaci com'è andata, insomma. E quest'anno diciamo che l'obiettivo principale era quello di ottenere la qualifica per partecipare alle Olimpiadi e ce l'ho fatta, nel senso che c'erano solamente 4 posti e la qualifica erano solamente 4 gare prima delle Olimpiadi, e con i risultati che ho ottenuto sono riuscito ad ottenere la qualifica. È stata una grande soddisfazione, non solo mia ma anche di tutti i familiari. Io la amo definire come una sorta di incoronazione di tutti i risultati e l'impegno e tutti i sacrifici che ho fatto e che hanno fatto i miei genitori e anche chi mi è stato vicino. E come esperienza diciamo che è andata benissimo, è stata un'emozione fantastica. A prescindere comunque dal risultato, che mi aspettavo qualcosa di più, ho ottenuto il 21esimo posto, ma mi aspettavo molto di più tra tensione, stress e sapere che molte persone mi guardavano, ha giocato un po' sul mio andare in snowboard. Però oltre diciamo alla gara, l'ambito delle Olimpiadi è stato veramente bello, perché essere lì come miglior rider, miglior atleta italiano e sapere che comunque sei lì a competere contro i più forti mondiali a livello mondiale è veramente bello, emozionante. Quindi punterai sicuramente a riproporti per le prossime? Beh, certo, è l'obiettivo diciamo per ogni atleta che anche negli altri sport credo siano le Olimpiadi, quindi sicuramente c'è tempo, mancano ancora 4 anni, quindi di tempo ce n'è, devo anche migliorare in molti aspetti. Però comunque come obiettivi quest'anno ci sono i mondiali e questo è un altro obiettivo da raggiungere, che comunque sono già riuscito ad ottenerlo 2 anni fa, e anche lì comunque in ogni evento importante non riesco a dare quella marcia in più, e adesso vediamo, dai, speriamo che funzioni il tutto, come diceva il mio collega. Noi ci fermiamo per un'altra piccola pausa pubblicitaria, torniamo fra qualche minuto. No, I come wrong, left your heart sold, that's what devils do. Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Gemini Rossi, la vittoria di domenica ha detto ancora una volta Bassano in testa da sola alla classifica. Tu vieni dall'anno scorso dove avete stravinto il campionato, quest'anno vi state ripetendo almeno finora? Sì, è normale, fa piacere essere là davanti, vogliamo provare a rimanerci il più tempo possibile. È vero che sai, anche l'anno scorso siamo stati abituati bene, però purtroppo è un altro campionato ed è ancora tanto lungo, però ci godiamo questa posizione di classifica, si può lavorare comunque con serenità, affrontando sempre gli allenamenti per cercare di migliorarsi e continuare ad andare avanti, provando a rimanere, come ho detto prima, il più possibile là. Anche perché siete davanti a compagini importanti come Como, Novara, insomma squadre costruite per vincere questo campionato, questa è una bella soddisfazione finora. Sì, sì, sicuramente sappiamo che diciamo le 4-5 squadre costruite per vincere il campionato adesso sono dietro, sappiamo che hanno organici molto forti e sicuramente daranno del filo da torcere a tutti. Godiamoci questa soddisfazione pensando già a domenica, a sabato, che sarà sicuramente una partita difficile. Avete dimostrato finora di non temere nessuno, avete sempre giocato a volte all'attacco, questa è una caratteristica che contraddistingue il Bassano.
Sì, diciamo che è un po' il credo del mister, e noi gli andiamo dietro e l'abbiamo sposato in pieno. Penso sia anche bello, un bello spot per il calcio, proporre sempre il proprio gioco, cercando non solo di chiudersi. È normale che a volte ci si riesce, a volte un pochino meno, però vengono sempre fuori delle belle partite finora. A livello personale, Gian Maria, hai fatto ottime partite fino a questo momento, insomma ti stai ripetendo, ormai chi ti conosce sa che sei un portiere molto affidabile. Tu come vedi il tuo operato finora? No, sono contento, è normale che, come dico sempre, il rendimento poi di un giocatore singolo coincide con quello della squadra, quindi stiamo vivendo comunque tutti un buon momento. Anch'io di questo sono contento di dare il mio contributo. Grazie Enrico Della Linea, ritorniamo qui negli studi di Joy TV a Rosà e parliamo di pallavolo. Benvenute a Ilaria e Silvia, che sono le giocatrici del Real Santino. Allora, intanto, come sta andando il vostro campionato? Sta procedendo molto bene, adesso siamo prima in classifica, abbiamo fatto 4 partite e vinte tutte. Quindi. Un campionato spettacolare che vi vede anche giocare qui nelle nostre zone con l'Asiago, con il Cassola. Raccontateci un attimo la vostra storia caratteristica come pallavolistica. L'anno scorso abbiamo fatto la terza divisione, primo anno nella FIPAV per Real San Zeno. E siamo riusciti a passare con ottimi risultati e quindi quest'anno abbiamo iniziato la seconda divisione e per le prime 4 partite siamo riuscite a vincerle tutte quante, siamo soddisfatte logicamente e anche per la soddisfazione insomma della società e degli allenatori. Prima in classifica da sole o c'è qualche altra squadra che vi incalza? Al momento abbiamo una squadra vicina che è l'Arzignano, però poi si vedrà. Siamo prime per differenza punti. Quindi è derby con l'Arzignano, se non sì. ho capito. Sì, non erro. Derby, sentito. Sì? Abbastanza. C'è una rivalità tra Real San Zeno e Arzignano? Rivalità no. Però sicuramente è una buona squadra e di conseguenza ci sarà una certa rivalità tra di noi. E io sinceramente aspetto con ansia questa partita. Come mai? Perché poi siamo tutti della stessa città, ci conosciamo, abbiamo amiche nell'altra squadra, quindi sicuramente sarà divertente. L'ultima partita che avete giocato in casa, se non ero fuori, avete vinto, come è andata? È andata bene, abbiamo vinto 3-0. E abbiamo giocato bene e niente, siamo soddisfatti insomma. E come trofei nazionali cosa porta in casa il Real San Zeno? O provinciali? Nella pallavolo finora non credo ci siano stati trofei e nel calcio non saprei sinceramente. Sì, ma... è un progetto abbastanza recente. Ah, è un progetto perché recente. Noi siamo partite l'anno scorso in FIPA, prima era un campionato amatoriale e comunque l'intenzione è quella di andare su. Di andare piano piano sì, sulle categorie? No, neanche piano. Velocemente. Quindi vuol dire che avete uno squadrone? Uno squadrone non lo so, non sta a noi dirlo, però ci impegniamo e la voglia c'è. Il gruppo si impegna. Un gruppo compatto sì, che si sì, ritrova, sì, un fa il terzo tempo, a fine partita fate il terzo tempo come tutte le squadre. Sì, certo, siamo un bellissimo gruppo. Se ci racconti un attimo della squadra, come è composta, qualche giocatrice, qualche compagna, giusto per nominare anche loro che magari restano a casa a vedervi, che si emozionano davanti alla televisione. Sono tante. Siamo 13, 14. 14, sì. Siamo un po' di tutte le età, ci sono anche ragazze più grandi che hanno dei figli e si impegnano anche molto perché insomma avendo i loro impegni lavorativi e di famiglia comunque riescono a essere comunque sempre presenti a allenamenti e partite. E ci sono ragazzi più giovani
che vanno all'università e ragazze un po' più grandicelle che quindi sono comunque nel mondo del lavoro. E tutte si impegnano molto, tutte hanno tanta passione dello sport, perché questo si vede durante allenamenti e partite. E inoltre, appunto, durante le partite siamo veramente molto grintose, anche quando facciamo punti siamo molto unite, insomma, tra di noi. Qual è il vostro grido di battaglia quando iniziate la partita? Se ce l'avete. Ce l'abbiamo. Ehi ho, let's go! Che bello, come le americane, se sì, non erro. Sì. Poi abbiamo dei riti anche dalla panchina, cose divertenti. Raccontaci se riesci qualche rito di quello che succede in panchina. Ad esempio, ci alziamo e quando l'arbitro fischia di battere la palla dobbiamo spiegare le mani. E poi quando viene battuta la palla restiamo ferme finché non finisce l'azione, per scaramanzia più che altro. L'abbiamo preso dalla nazionale statunitense, questo rito, copiato, e guarda, funziona. Tu parli nazionale statunitense, allora ho capito come funziona, perché io di recente ero a Verona a vedermi i mondiali, e quindi sì, proprio anche noi così, siamo fanno così, regia, così, gli americani fanno così, dopo c'è il libero, se non sbaglio, dell'America che comanda il tutto. Sì. È un'emozione vedervi giocare, voi ragazzi della pallavolo, sia Bassano, sia qualsiasi squadra, per me la pallavolo porta passione, porta l'emozione, come il calcio a 5, parlavo prima con la ragazza, con Tiana, mi porta passione, emozione. Beh, è un bellissimo sport. Non ci sono sport. Parole per vedere la pallavolo, soprattutto a livello femminile. Sì, vero. Beh, se ci sia passione, secondo me non puoi non amarlo, diciamo. Perfetto, grazie mille. Grazie a te. Grazie. E amici sportivi, invitiamo gli amici sportivi a vederli. Nel sito FIPAV ci sono tutte le nostre partite, quindi volentierissimo, quando volete venire a vederci, siamo ben lieti di accogliervi. Grazie. Seconda divisione, girone C. Perfetto. Mi raccomando. Grazie mille. Grazie. A te Enrico la linea. Eccoci ritornati in studio, finiamo con l'ultimo giro di chiacchiere con i nostri ospiti. Tommaso, rimaniamo con te. Hai accennato a qualcosina per quanto riguarda la Coppa del Mondo, ma quali sono i prossimi impegni nel più immediato tempo? La Coppa del Mondo, il circuito di Coppa del Mondo inizierà tra un mese in Austria, a Montafon, quindi manca poco, abbiamo gli ultimi ritiri in questo periodo e a Cervinia, dove sta anche nevicando adesso, quindi speriamo ci sia molta neve. Ed ecco, poi inizia comunque la Coppa del Mondo in Austria, poi a Lake Lewis in Canada. E poi ci saranno i mondiali, come dicevo prima, un obiettivo da raggiungere attraverso queste due gare. Ed ecco, quindi speriamo in bene. E volevo solamente ringraziare il mio gruppo sportivo dell'esercito e che mi sostiene e anche tutto lo staff tecnico della nazionale e anche i miei genitori e la mia famiglia in generale. Sappiamo che quando gareggi è uno stimolo particolare, c'è qualcuno a cui tieni particolarmente, Tommaso? Sì, certo, ne parlavamo prima, che mio fratello Giacomo, che ha la sindrome di Down, per me comunque è un grande punto di riferimento, perché mi dà una grande motivazione, nel senso che nel suo piccolo, nella sua piccola, diciamo, realtà, riesce a ottenere sempre grandi risultati, e questo mi dà una grande carica, e quando sono al cancelletto di partenza penso anche a lui e dico dai che posso farcela. E magari lui è davanti al televisore a sperare per te. Ad urlare e dire dai Tommy, ce la puoi fare. La stessa domanda la facciamo anche a Mauro, ormai il tuo campionato è al termine, ti manca una sola gara. Mauro, raccontaci che tipo di gara sarà e dove soprattutto. Sì, andremo nel circuito internazionale di Siena domenica. Abbiamo un trofeo che si chiama Trofeo d'Inverno, titolata come gara internazionale, gara conclusiva della stagione. Si svolge in realtà su quattro gare, due al sabato e due alla domenica, e saranno validi per l'assegnazione del trofeo tre risultati su quattro.
quindi speriamo bene almeno per questa gara finale, perché quest'anno veramente abbiamo avuto anche tanta sfortuna. Anche. E chissà mai che l'ultima gara non riserve qualcosa di positivo? Se, sì, sì, speriamo, speriamo sicuramente. Certamente l'importante è esserci, poi uno dice sempre la fortuna girerà, perché ho la fortuna di essere assistito da persone veramente competenti, trascorriamo tanti giorni assieme, lontano anche dai nostri affetti, amici, famiglie, eccetera. Ho veramente un bel ambiente, un team dalla Toscana proprio, che si chiama Modena Kart, che sono veramente due fratelli, ma professionisti al 100%, incoraggiano, aiutano sempre il pilota, anche nelle messe a punto, comunque danno sempre dei validi consigli. Il mio motorista Bruno Dal Dosso, ho l'orgoglio di correre con materiale italiano, sia telaio CRG che motori TM, due aziende italiane, una di Brescia e l'altra di Pesaro. Un doveroso ringraziamento a Sport e Comunicazione, SD Motorsport, mi sostengono economicamente, che purtroppo è un fattore fondamentale per il mondo del motorsport, altrimenti non si può stare in pista, purtroppo è una componente fondamentale. Passiamo alla parola a Giusto Priola per la chiusura anche con te. Giusto, abbiamo già detto che siete primi in classifica, qualcuno a Bassano comincia a sognare un po' in grande, questo Bassano può raggiungere obiettivi importanti e magari non le nominiamo, ma quella cosa che tutti si augurano, che è la promozione. Beh, come sempre i grandi successi vengono sempre da tante battaglie, quindi noi penseremo intanto alla battaglia di domenica che ci aspetta con l'Alessandria. Poi ovviamente ci fa piacere che i tifosi comunque abbiano un sogno, perché quello è un sogno che comunque penso hanno tutti, abbiamo anche noi, e faremo di tutto per cercare di realizzarlo. Però sto notando una cosa che mi fa molto piacere, comunque negli ultimi periodi sto vedendo anche i tifosi bassanesi molto più partecipi, orgogliosi di fare questa squadra, quindi cercheremo di, oltre lo faremo per noi, cercheremo di farlo anche per loro. Il tifo che si è avvicinato molto alla squadra in questi ultimi due anni, merito anche della società che ha lavorato alle spalle, insomma è una piazza che non dà pressioni e quindi permette di lavorare tranquillamente, giusto? Sì, ma comunque il calcio è uno sport in cui le pressioni ci sono, perché di settimana in settimana ci troviamo sempre ad affrontare nuove sfide e non possiamo mai cullarci sui risultati ottenuti, quindi quello già è un ambiente carico di pressioni dall'interno. Ovviamente è una bella piazza, sappiamo che anche il presidente sta facendo delle grandi cose, ha creato comunque uno staff, un organico molto competente e competitivo. Quindi speriamo di raggiungere i risultati che desideriamo. Bene, noi siamo in chiusura, ringrazio Giusto Priola per essere stato con noi. Grazie a voi. Ringrazio Mauro Simoni per essere stato con noi. Grazie a voi e tanti complimenti anche ai miei compagni di trasmissione di questa sera, fanno due sport molto interessanti. Gli auguro le migliori cose per il futuro. Ringrazio anche Tommaso Leone per essere stato con noi. Grazie a voi e grazie a Mauro, e anche il nostro calciatore fortissimo, e in bocca al lupo anche a voi. Grazie mille. Come sempre in chiusura a tutti auguro un grosso in bocca al lupo per i migliori risultati. Prima di chiudere definitivamente voglio ringraziare il Frankie Barra che ci ha ospitato, voglio ringraziare Joy TV per la produzione, Paolo il nostro regista, Marinella che si occupa della produzione. Se qualcuno volesse partecipare come ospite allo studio potete contattare i nostri numeri in sovraimpressione, il numero oppure la mail, lo stesso vale per i locali pubblici che volessero avere la nostra trasmissione dal vivo, noi siamo a disposizione. Con questo ringrazio tutti, chiudo definitivamente, vi do appuntamento a giovedì prossimo su Caffè TV 24.